un anno dall'inizio della pandemia, Intersos racconta il suo intervento in strada per la tutela degli invisibili. A Roma, davanti alle stazioni e negli edifici occupati, e a Foggia, nei ghetti dei braccianti. L'organizzazione umanitaria, con le sue unità mobili socio-sanitarie, assiste le fasce di popolazione che hanno difficoltà ad accedere al sistema sanitario pubblico. Intersos è operativa dal 2011 a Roma, dal 2018 a Foggia. Con l'esplodere della pandemia abbiamo subito convertito le nostre attività in attività mobile su strada. In particolare a Roma il nostro ambulatorio popolare di Torre Spaccata ha convertito le attività in due team mobili in partnership con UNICEF, mentre a Foggia, sostenuto da, come Roma, fondazioni e enti filantropici, la conversione ha permesso un ampliamento dello staff, successivamente anche in cofinanziamento con il progetto Supreme Italia, cofinanziato dalla Commissione europea. Queste attività sono state fondamentali perché hanno accorciato le distanze fra delle popolazioni estremamente marginalizzate e vulnerabili e delle istituzioni che non hanno considerato come centrale la prevenzione di queste categorie. Parliamo di persone che vivono senza fissa dimora, di persone che vivono in occupazioni abitative, di persone che abitano dentro ghetti, ossia gli insediamenti informali del sud Italia dove lavoratori e lavoratrici abitano in condizioni indescrivibili. Dall'inizio dell'intervento ad oggi, i team mobili tra Roma e Foggia hanno intercettato e supportato attraverso visite mediche 9.500 persone e coinvolto in sessioni di educazione sanitaria 9.947 persone. Abbiamo raggiunto quasi 10.000 persone attraverso il sostegno, l'orientamento, l'analisi di quello che era il rischio Covid e l'assistenza alle persone in condizioni di vulnerabilità. Tanto ancora c'è da fare, le condizioni di vulnerabilità in Italia sono ampissime, in tanti territori, e quello che vorremmo è che questo modello venga guardato con interesse dalle istituzioni che devono per forza considerare la salute individuale a partire da quella collettiva. Non possiamo pensare di lasciare nessuno indietro, questo è l'unico messaggio che dobbiamo portare con noi dopo la situazione drammatica che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo.